c'è una dimensione costitutiva che abbina il tempo gratuito e lo sport e ne genera la possibilità di proseguire la sua attività. Con questo davvero buon compleanno a LUISP, con una gratitudine sincera da rappresentante pro tempore delle istituzioni e, come si dice in questi casi, 70 altre di questi anni. Grazie. Ha appena terminato il suo discorso istituzionale il presidente della provincia di Reggio Emilia, Gian Maria Manghi. Cedo la parola ora a Mauro Ronzi, nella sua veste di presidente della Fondazione per lo Sport di Reggio, oltre che anche presidente. Conduce il saluto delle autorità al presidente di Reggio Emilia, Azio Minardi. In questo momento stiamo vedendo Mauro Ronzi, presidente della WISP regionale e anche presidente della Fondazione per lo Sport. L'impegno anche di questi anni mi ha legato all'associazione, all'ente promotore sportivo, perché credo che sia un momento importante e che ovviamente tocca anche dal punto di vista personale. Quindi un ringraziamento ovviamente alle istituzioni presenti, agli amici, alla regione che vedo presente, al fianco di Mauro Ronzi, che sta intervenendo in questo momento. Abbiamo Vincenzo Manco, presidente della WISP nazionale. Per quello che è stato, ma per quello che dovrà essere. Quindi la responsabilità che oggi respiriamo anche all'interno di questo spazio. Ricordiamo che oggi la WISP di Reggio Emilia sta celebrando i festeggiamenti del 70° anniversario della WISP, 70 anni per il futuro. Da circa una ventina di minuti è iniziato il saluto delle autorità. Ci sposteremo poi più tardi in Piazza Martiri del 7 luglio per proseguire i festeggiamenti. Persone che sono qua proprio perché si sentono comunque legate, al di là delle appartenenze, delle realtà, del percorso svolto, si sentono legate a un filo conduttore che vorrei anche provare a percorrere. Sono 70 anni di storia, di identità, di passioni e di valori. È un compleanno che ovviamente va festeggiato, è un'occasione perché dobbiamo rendere omaggio sicuramente a tutti quelli che in qualche modo hanno contribuito in questa storia di 70 anni a generare quella che oggi ci viene. Al fianco del presidente nazionale di WISP, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, anche molto diverse, ma che ha al suo fianco, alla sua sinistra, Gian Maria Manghi e Azio Minardi, presidente della WISP di Reggio Emilia. Continuiamo ad ascoltare il discorso del presidente della WISP regionale, Mauro Ronzi. È quello di confondere le persone con le istituzioni, le persone con le associazioni. Ci sono persone nella WISP che da 70 anni rischiano di scomparire dietro un logo, un'immagine, una bandiera, perché quella è la parte importante, quella è l'identità di un ente di promozione sportiva e di un'associazione. Quindi rischiamo alcune volte di trovare relazioni che temporalmente sono costituite e strutturate con alcune persone, ma comunque in alcune realtà, come di queste la WISP, rimane sempre un'identità forte che è quella di un'associazione che rimane da 70 anni. Nel frattempo vi faccio vedere molti, la sala. Molte delle persone presenti sono persone che e le persone oggi presenti. Devo dire che l'hanno sicuramente hanno contribuito. Come vedete c'è una grande partecipazione. A modificarla, a provare anche quando è stato il loro turno a migliorarla. Sono persone che comunque normalmente si sono messe a disposizione degli altri, delle persone che in quel momento avevano l'impegno di rappresentare un ruolo. Questo è un legame forte che comunque tende in una realtà come quella di oggi, in una società che rischia di disgregarsi, credo che sia uno dei valori importanti proprio da ritrovare ancora nell'associazionismo sportivo. Oggi ci troviamo in un momento di difficoltà, tutto l'associazionismo sportivo è in un momento strano, dove ci stiamo quasi autogenerando regole che sappiamo non siamo in grado di rispettare, che non sappiamo se saremo in grado di tenere. È un momento particolare, complicato, è un momento che vede davvero un futuro molto incerto, quindi è probabilmente ancora di più il momento più complicato che ci siamo trovati a vivere, l'abbiamo detto in più occasioni,
in 70 anni di storia. Forse ogni momento che uno vive a pieno è quello più delicato, però ci stiamo rendendo conto che anche qualcuno che ha passato altri momenti ci dice situazioni come questa non le abbiamo mai vissute, le si vive anche nell'associazionismo sportivo. E quindi è sicuramente un momento importante perché insieme alcune realtà enti di promozione sportiva, colgo l'occasione perché vedo presente il CSI e vedo presente il CONI, e non è un caso che qui a Reggio realtà serie, e purtroppo lo abbiamo già detto in altre occasioni, non sono rimaste tante quelle che fanno l'attività sportiva sia dal punto di vista promozionale che dal punto di vista competitivo, lo fanno in modo serio. Sono qua, sono presenti e testimoniano la vicinanza di una realtà. Poi si discute, poi si può anche avere visioni differenti, ma a Reggio siamo sempre riusciti comunque a trovare situazioni di condivisione. Quindi anche questo credo che sia un segnale forte che arriva da una realtà, quella di Reggio, che oggi festeggia i 70 anni della WISP nazionale, che ha ricevuto sicuramente tanto dalla WISP, ma che ha dato sicuramente tanto alla WISP. Nella WISP di oggi, in 70 anni di storia, c'è tantissimo di Reggio Emilia. Ci sono persone, è difficile ovviamente fare un elenco ed è facile ricordare Antonio Giovannetti, lo ricordiamo in quanto sicuramente figura padre fondatore della WISP, ma figura forte, di questa associazione che è cresciuta con persone di questo tipo. Guardate, Oldone è un simbolo, ma di Oldone Giovannetti nella WISP e nella WISP di Reggio ce ne sono stati anche. Non voglio sminuire la sua figura, ma ci sono persone che probabilmente anche con meno carisma, meno opportunità, hanno davvero fatto grande l'associazione. Quindi la WISP di Reggio, indubbiamente, al di là di quelli che sono i ruoli istituzionali, regionali e nazionali, ha dato davvero un grosso contributo. E di sì, che le persone hanno fatto la differenza. Quella della WISP è una scelta di campo, perché è dal 48 che comunque nelle difficoltà ci si impegna nella socialità, nell'inclusione, nel rispetto della pratica sportiva per tutti, nel rispetto della sostenibilità anche ambientale, idee e valori che al di là di quelle che sono state le evoluzioni sono rimaste e che oggi sono comunque fondamento anche per chi deve provare a immaginare un futuro della WISP. Come ho detto, un periodo storico un po' particolare, ma questi valori, questa identità oggi fanno ancora la differenza tra un'associazione e un'impresa, senza nulla togliere a chi fa bene dell'impresa, ma gli enti di promozione sportiva e le associazioni sono una cosa e devono riprendere e tenere fede a quei valori, facendolo nel modo corretto e che viene richiesto oggi dalle norme. Ma qui si segna la differenza. Come vi ho detto, è complicato perché staccare quelli che sono stati 30 anni comunque di impegno anche all'interno di un'associazione, ma soprattutto 30 anni di lavoro ad oggi, prima mentalmente facevo un paio di conti, è ovvio che c'è molto del personale perché il primo corso da istruttore di nuoto l'ho fatto quando avevo 14 anni e giravo con 1000 brotto, allora si poteva fare il corso da istruttore di nuoto e prendere il brevetto a 16 anni da bagnino, quindi da allora di tempo ne è passato. Se rimani, se resti, se condividi, e non è semplice, sicuramente è non solo per quello che comunque sei in grado di trovare nell'ambito di un ente, di un'associazione, ma perché ci sono degli amici, delle persone che comunque ti fanno sentire a casa tua. C'è però un aspetto, e qui le vorrei ringraziare se presenti, ma comunque vanno ringraziate, che è quello delle associazioni sportive, delle società sportive, perché mi sono segnato, e nelle società sportive dove le cose di solito non si raccontano ma si fanno. E allora lì, dove si fanno le cose, dove si ha contatto con i ragazzi, con gli atleti, con chi comunque ha necessità di avere anche un ulteriore rapporto in quella che è una politica educativa sui ragazzi, sappiamo benissimo, senza entrare nel merito, delle difficoltà delle famiglie e della società di oggi. Il presidio che le società sportive oggi riescono a garantire è fondamentale. Quello si fa con le società sportive, con le associazioni sportive,
e non sempre si riesce a realizzare con le imprese, ribadisco. Sono 70 anni che la WIST offre opportunità. Questo me l'avete sentito già ripetere, perché nella WISP, come anche in altre realtà, ma io conosco questa perché nella WISP si generano le condizioni perché le persone abbiano l'opportunità di realizzare dei sogni insieme ad altri che li condividono. Non è banale, non è poco, ti viene messa a disposizione una struttura per provare a percorrere quello che tu ritieni possa essere una prospettiva importante. Alla base di tutto c'è l'idea di uno sport per tutti, che oggi purtroppo non è così facile da praticare. Vado a chiudere perché la WISP è il tempo che gli hai dedicato, è il tempo che hai passato, è il tempo che hai passato a discutere all'interno di riunioni infinite, a uscire e andare a casa tardi, chiedere cosa avevi combinato e probabilmente alcune volte non sapevi neanche cosa avevi combinato perché eri talmente stanco, avevi discusso talmente tanto che non avevi raggiunto neanche l'obiettivo. È il tempo che rubi alle persone che ti stanno vicino, alla tua famiglia. Questo è difficile, ma questa situazione qua ti genera comunque quell'impegno nei confronti dell'associazione e degli altri che ritrovi soltanto all'interno di determinate realtà. Quindi, WISP, come ha detto oggi in un saluto che mi ha mandato e mi ha pregato di riportarlo anche all'Università di Modena Reggio, che arriva nell'età della saggezza, deve avere la saggezza oggi di prendere un bene prezioso, questo oggetto importante, di sistemarlo, di modellarlo, di lucidarlo, ma rendersi conto che è un bene che va trasferito ad altri, che devono avere l'impegno di portarlo avanti. Insieme, perché altrimenti da soli si va poco lontano. Grazie e buon compleanno a tutti. Ecco che Mauro ha terminato il suo discorso, ha ricordato anche Oddone Giovannetti, un grande personaggio per la WISP. Intervento di Vincenzo Manco, presidente nazionale. E ora tocca a Vincenzo Manco. Ascoltiamolo. È stato fondato da Eugenio Curia,
e lì c'erano già i primi sintomi, perché era un'organizzazione, la ricorderete sicuramente tutti, un'organizzazione giovanile, fatta soprattutto di giovani, fatta soprattutto da donne. La WISP nasce con giovani e donne, che, come ricordava prima il sindaco, appena dopo la liberazione, cominciano a costruire soprattutto esperienze di campi internazionali per poter ritornare a costruire, dal punto di vista internazionale, un'identità, uno scambio di convivenza civile e quindi di superamento vero di quello che era stato nel ventennio in questo paese, nella storia diciamo europea e mondiale, la dittatura e le varie dittature. Poi il terreno del cambiamento oggi purtroppo lo stiamo vivendo dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, non da oggi, da qualche tempo. Io non so se siamo stati, apro una parentesi, se siamo stati bravi, se lo abbiamo meritato, se è stata tutta fortuna, a volte ci vuole. Lo dico perché dal 2008, da quando si è aperta la grande crisi dal punto di vista internazionale, siamo nel 2018, la WISP solo quest'anno ha qualche numerino e qualche elemento, diciamo, di criticità su qualche migliaia di tesserati in meno rispetto al nostro 1.300.000. Una delle più grandi organizzazioni, uno dei più grandi corpi intermedi di questo paese. Allora spesso nel tema del cambiamento si sente anche dire disintermediazione. I corpi intermedi non servono, probabilmente vanno superati. C'è la necessità di parlare direttamente al cittadino. Noi la nostra storia vogliamo continuare a metterla a disposizione di tutti, perché è una storia solidale. È una storia di umanità, una storia di emancipazione. A Milano, in un altro dei nostri appuntamenti sul 70° della WISP, abbiamo incontrato la signora Gina. Signora Gina, una donna di 80 anni, 83-84, che appena dopo la liberazione, nella ricostruzione morale e fisica anche del nostro paese, girava le case dopo il 48, girava le case incontrando le donne, dicendo: devi venire con me in palestra, la WISP sta costruendo opportunità non soltanto di pratica sportiva ma anche di incontro, di si parla, si comincia a capire in che modo i diritti vengono affermati attraverso la pratica sportiva, attraverso quel diritto di cittadinanza si declinano i diritti della convivenza, i diritti civili e sociali di un intero paese. E allora il terreno del cambiamento per noi è essere un soggetto che attraverso la proposta è sempre a campo e si fa campo di quelli che sono i rischi di disgregazione sociale. Noi dobbiamo farci carico di quelle che sono le solitudini oggi di questo paese, quindi il terreno delle periferie, di tutte le città, non necessariamente chiusi, lo facciamo da tempo, ma dobbiamo insistere ancora di più su questo, nell'impiantistica tradizionale, ma dappertutto. Secondo punto, spesso mi fanno una domanda, dice: Presidente, ma dove deve andare la WISP? Cosa deve fare la WISP del futuro? Io rispondo: deve stare in piazza, deve stare tra i cittadini, deve tornare a dire che loro sono i reali protagonisti, come lo sono stati nella nostra storia, le nostre società sportive, i nostri soci. Deve continuare a fare questo. La proposta sportiva arriva dai cittadini, la domanda di sport si sta costantemente modificando. Noi in questo paese abbiamo 23 milioni di sedentari. Bene, quei 23 milioni di sedentari nei prossimi 70 anni diventano la prateria, non da conquistare, quella prateria con cui cominciare a costruire un legame per capire se, lo dico con una banalità che per me banale non è, suonando ad ogni campanello di ogni condominio, quella persona, uomo, donna, bambino che sia, viene giù e fa attività sportiva, motoria, intorno a quel caseggiato, con la WISP, costruisce momenti di socialità, torna ad essere protagonista della ricostruzione sociale del superamento delle solitudini di questo paese. E allora, in queste ore stiamo vivendo, come dire, anche notizie che riguardano, toccano, anche se in modo, diciamo, ancora una volta notizie non positive rispetto a quello che gira intorno, diciamo, allo sport, alla pratica sportiva. Noi sono 5 anni che abbiamo affermato, che dobbiamo costantemente farlo,
nel 2015 con una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, ricevuti dalla Presidenza del Consiglio. Noi continuiamo ad essere e vogliamo essere un'avanguardia insieme a chi ci vuole stare per una grande battaglia etica e di trasparenza dentro questo Paese, partendo dallo sport. La WISP per prima Alconi ha detto: noi vogliamo intercettare le risorse pubbliche messe a disposizione perché quel 1.300.000 sono soci veri. Sono soci veri. Un'associazione che sul territorio esiste, 122 comitati in tutta Italia visibili, 20 comitati regionali con le loro sedi. Questo è un altro dei temi su cui noi stiamo insistendo molto per capire come la cultura sportiva di questo Paese si possa modificare. Noi continuiamo ad avere risorse allocate nel grande sistema sportivo. C'è una disparità pazzesca tra quelle che sono le risorse allocate nel mondo professionistico e quello che sono le risorse allocate invece in altre cose, nella materialità, in quello che è lo sport popolare per tutti che noi rappresentiamo. Io credo che sia necessario, sotto questo aspetto, costruire un nuovo patto sociale tra associazioni sportive, istituzioni, sistema sportivo, governo del futuro, soltanto per rivendicare una riforma legittima di quello che è il sistema sportivo in questo Paese, ma per poter dire e affermare che se siamo davvero valore sociale come lo siamo stati in questi 70 anni e come ho ascoltato ancora oggi, beh, la WISP, il sistema sportivo etico e trasparente, il sistema sportivo credibile, il sistema sportivo capace, il sistema sportivo che necessariamente deve essere valutato dalle istituzioni pubbliche, deve poi sedersi nei tavoli della coprogrammazione e della coprogettazione delle politiche pubbliche di questo Paese. Perché la WISP può molto sul tema degli anziani, sul tema delle periferie, sul tema del welfare sociale. Chiudo con questo. Mi era stato regalato, qualche tempo fa facevo il Presidente regionale, prima di Mauro, un libro sullo sport a Reggio Emilia, 1945-1970, Vigi Urani, lo sport come servizio sociale. Noi siamo stati molto avanti, oggi lo dobbiamo costantemente rivendicare, quando invece sui nostri territori, questo è uno, diciamo, di quelli più eccellenti sotto questo aspetto, che ha fatto storia, che ha fatto davvero avanguardia su come deve essere interpretata la pratica sportiva per costruire emancipazione, per costruire uguaglianza, per costruire giustizia sociale, convivenza e coesione di una comunità. Bene, noi dobbiamo continuare a fare questo. Continuare a fare questo. Il nostro mestiere, nei prossimi 70 anni, rafforzare la nostra soggettività associativa, la nostra identità associativa, dentro i valori costituzionali. Noi siamo quella parte di Repubblica che rimuove le diseguaglianze, articolo 3, comma 2 della Costituzione italiana. Noi vogliamo essere noi, non da soli, ma anche le mamme, assolutamente mai da soli. Umiltà e pancia aperta. Questo chiedo sempre a Luis che è lì. Umiltà e pancia aperta. In questo modo noi riusciremo ad intercettare le energie di Dio non solo dalla parte delle istituzioni, dentro le reti sociali, per migliorare la qualità della vita delle comunità e di finalmente immaginare il futuro. Questo vorremmo fare nei prossimi 70 anni. Grazie davvero a tutti. Bene, e come ha detto il presidente della WISP nazionale, andiamo in piazza. La WISP sarà presente in piazza ora, tra pochi minuti, per continuare i festeggiamenti. Grazie, ed è tutto da Reggio Emilia.